avevo 16 anni, mio padre mi regalò un'agenda, come suo padre prima di lui, affinché potesse annotare tutti i successi della mia vita. Non importava l'anno, importava il giorno. Sono stato il primo in tutto: diploma, laurea, lavoro, una moglie, una figlia. Avevo avuto fama, potere, soldi. Nella spericolata corsa verso il successo ero sempre stato il numero uno. Tutto andava veloce, molto veloce, e io sapevo correre. Tutti mi amavano, tranne mio padre. Speravo fosse fiero di me, invece era deluso. Diceva che se quelli erano i miei soli successi, allora non avevo capito niente dalla vita. Ma cosa voleva da me? Cosa mancava alla mia vita? Avevo avuto tutto. Cosa potevo desiderare di più? Da tempo avevamo smesso di parlarci, troncato ogni rapporto. Ero arrabbiato, non capivo. Oggi mio padre è morto. Per quanto mi sia sforzato di capire, non sono riuscito a dare un senso alle sue parole. Farfallina sta calda tutta la notte. Ma ecco dove è finita la mia borsa dell'acqua calda. Tuo padre me l'ha chiesto con un sorrisetto alquanto sospettoso. Mai fidarsi di una pazza carina. Finalmente ho capito. L'agenda dei successi di mio padre ero io. Nel porgergli l'ultimo saluto, spero possa perdonare un figlio che nella folle corsa della sua vita non aveva saputo fermarsi. Vivere è scaldare una farfalla di carta con tuo figlio. Ai giorni migliori della mia vita mancavo io. Ai ricordi migliori della mia vita mancavano loro.